In primo luogo qui si vede il modello lombardo, quello che noi abbiamo portato al Consiglio dei Ministri, al Premier Draghi come modello da utilizzare in tutta l'Italia per intervenire. Prima situazione è verificare i dati e capire dove ci possono essere delle aree di rischio. Questo si deve fare anche sequenziando i tamponi. È stato possibile qui a Viggiù, grazie alla collaborazione dell'azienda ospedaliera di Varese, al laboratorio di microbiologia, che ha identificato immediatamente delle varianti. Da qui un'azione immediata di contenimento, la creazione di micro aree rosse, di fasce rosse, è quello che abbiamo proposto anche in conferenza Stato-Regioni e sembrerebbe che il nuovo governo voglia attuare con i prossimi DPCM, non identificando intere regioni gialle, arancioni e rosse, ma microzone, le zone dove i dati sono più preoccupanti, ed intervenire. Noi abbiamo solo una pallottola, si chiama vaccino. Con quella pallottola noi sconfiggiamo il Covid e questa è la dimostrazione che si può fare. Organizzazione, vaccinatori, persone sul campo per riuscire in pochissimo tempo a vaccinare un intero paese. È un esempio concreto, io porterò la mia testimonianza, a maggior ragione, alla Regione Lombardia, ma anche al governo per far sì che questo sia l'esempio e il modello. Manca un tema in tutto questo che è la disponibilità di vaccini. Stiamo lavorando su questo, sia lato di altri vaccini non contemplati dai contratti europei, si sta lavorando su questo seriamente, e la produzione dei vaccini, perché per fare la guerra servono tante pallottole e senza quelle diventa ingestibile.